Antonio Poma nacque a Villanterio, diocesi e provincia di Pavia, il 12 giugno 1910, primo di sei figli di Angelo e Maria Ballerini. Compì gli studi in preparazione al sacerdozio dapprima al seminario vescovile di Pavia, quindi fu alunno del Pontificio Seminario Lombardo a Roma, dove conseguì la laurea in teologia alla Pontificia Università Gregoriana. Fu ordinato sacerdote a Roma il 15 aprile 1933 dal vicegerente, l'arcivescovo Monsignor Giuseppe Palica. In diocesi di Pavia fu segretario del vescovo Monsignor Giovanni Battista Girardi, insegnante di teologia dogmatica e poi rettore del seminario diocesano. Il 28 ottobre 1951 il Papa Pio XII lo nominava vescovo titolare di Tagaste, deputandolo come ausiliare del vescovo di Mantova, Monsignor Agostino Domenico Menna. Il giovane presule riceveva l'ordinazione episcopale il 9 dicembre del 52. Don Claudio Righi gli fu accanto come segretario per 33 anni, dalla nomina a vescovo di Mantova nel 52 fino alla morte. Mi ha chiamato, mi ha chiesto se volevo, che non potevo impormi come si fa con un cappellano, se volevo dir di sì, ho risposto dopo due o tre giorni. Poi si è presentato a me e ha detto, a me sembrava di morire quando ho messo il Vangelo sul capo e ho sentito la Bibbia che si esprimeva così: dire sempre bene al bene e sempre male al male. Preso canonico possesso della diocesi di Mantova il 13 novembre del 54, Monsignor Poma impresse un ritmo vivace e moderno a questa importante comunità diocesana di circa 350.000 fedeli con 168 parrocchie, ricca di storia sacra e civile, di arte e di cultura. Seppe inserire la sua opera di pastore in tutti i più vitali problemi dell'apostolato, prendendo particolarmente a cuore la costruzione delle nuove chiese e del nuovo seminario inaugurato nel 1960. Da quello che ho capito io, era un'ondata di vescovi che Pio XII sceglieva tra le persone che si erano dimostrate vicine, per esempio ai giuristi cattolici, ai maestri cattolici, proprio perché era un'ondata nuova nel dopoguerra che si voleva innestare nella Chiesa italiana Pio XII. E allora abbiamo Monsignor Poma, Monsignor Guano, Monsignor Costa e altri, Monsignor Pangrazio, altri vescovi giovani, ma era sulla quarantina d'anni, Monsignor Poma, che viene lanciato e immesso a Mantova, ma dopo due visite apostoliche, dopo tante traversie, quindi anche la sua accoglienza là è stata difficile, e d'altra parte però lui ha sempre ubbidito la Chiesa, sapendo che è maestra, madre, che i panni della Chiesa, come diceva lui, vanno lavati in casa, che non si schiaffeggia la madre, ma che si ubbidisce. Questa è l'obbedienza del Cardinal Poma. Come vescovo di Mantova, Monsignor Poma partecipò attivamente alle sessioni del Concilio Ecumenico Vaticano II. Dalla stima e fiducia di Paolo VI fu annoverato nel 63 tra i membri della Commissione Conciliare de Doctrina Fidei et Morum. Dal 63 al 67 fece parte della Commissione della Conferenza Episcopale Italiana per la Pastorale e la Liturgia. Don Claudio ricevette in consegna dal fratello del cardinale una cinepresa con il quale il fedele segretario documentò alcuni momenti toccanti come le uscite dei variopinti padri conciliari dalla Basilica Vaticana. Con il tempo Don Claudio si fece più audace, riuscendo ad entrare egli stesso in basilica, benché senza autorizzazione, e tenendo con sé, nascosta sotto una cotta, la cinepresa, carpendo così le immagini che vengono mostrate ora per la prima volta al grande pubblico, immagini davvero storiche.
Così nascoste in una valigia e oggi finalmente digitalizzate, abbiamo immagini commoventi, anche se amatoriali. Il beato Giovanni XXIII. Il cardinale Josef Slipi, grande testimone della fede in Ucraina. Fra Roger di Tese e i delegati fraterni delle confessioni non cattoliche. La prima concelebrazione eucaristica. Il momento esatto in cui Paolo VI depone definitivamente la tiara papale mai più indossata dai pontefici romani. E momenti curiosi di quotidianità conciliare. Meravigliosa, perché intanto si parte, si va in un istituto, si parte in treno però la prima volta e poi là ci si trova subito la prima sera con vescovi di ogni provenienza ed era bello vedere questo. Poi in pullman si era condotti perché c'era un servizio per tutti gli istituti che avevano in ospitalità questi vescovi e poi dopo loro dovevano recarsi sempre in San Pietro e c'era una rete già organizzata lì nel centro di Roma. E allora siamo andati in San Pietro e già a vedere 2000 vescovi là, con tutti i loro paramenti era una cosa meravigliosa. Poi dopo si torna e ricordo che Monsignor Pome, il quale aveva sentito il discorso in latino del Papa, aveva detto, Papa Giovanni dice, è una bomba. Lui aveva termini molto sintetici e proprio dice, qui anche riguardo al dogma, che deve avere un'altra come dire, veste per presentare al mondo le verità della fede, dice, qui siamo davanti a una svolta grandiosa della vita della Chiesa. Subito quel giorno lì. Il 16 luglio 1967 Paolo VI promuoveva Monsignor Antonio Poma ad arcivescovo coadiutore con diritto di successione dell'arcivescovo di Bologna, cardinale Giacomo Lercaro. E dopo che il cardinale Lercaro ha chiesto con una terna a Roma di vedere quale si poteva scegliere, allora la scelta è caduta sul cardinale Poma. Però Monsignor Poma, il quale a Mantova aveva in tasca già nel Natale del 66 la nomina a vescovo ausiliare o vescovo coadiutore di Bologna, però è stato colpito da, diciamo, una peritonite, ma insomma qualcosa ancora di più grave che l'ha messo poi in sala di rianimazione per tanto tempo e Monsignor Poma manda tutti i referti a Roma, dice al Papa, io non potrò più andare a Bologna. E poi anche durante l'estate temeva proprio che la salute non lo reggesse.
E invece il cardinale Ercaro ha insistito anche nell'accorciare, perché doveva venire poi un po' più tardi la nomina, invece ha voluto il cardinale Ercaro che fosse annunciata il giorno di San Giacomo, il 25 luglio. E poi il cardinale Poma arrivò il 10 settembre del 67, era la domenica precedente a quella conclusiva del congresso eucaristico diocesano del 67. Nominato vicario generale dell'arcidiocesi l'11 settembre del 67, ne diveniva arcivescovo alla rinuncia del cardinale Lercaro il 12 febbraio 1968. Nel concistoro del 69 Paolo VI lo creava e pubblicava cardinale prete del titolo di San Luca al Prenestino, chiamandolo a far parte delle sacre congregazioni per il clero e per l'educazione cattolica. Il 3 ottobre dello stesso anno Papa Montini nominava il cardinale Poma presidente della Conferenza Episcopale Italiana, incarico che gli rinnovò il 17 giugno del 72 e nel 75 e che volle prorogargli ad nutum summi pontificis il 26 maggio del 78. Conservò tale incarico, confermatogli anche da Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II, fino al maggio del 79. Erano gli anni della contestazione e della rivoluzione culturale che registrarono un culmine nel 1977. Secondo il ritmo tradizionale delle decennali eucaristiche, era l'anno del congresso eucaristico diocesano, ma gravavano nubi pesanti sulla città e sulla chiesa bolognese. Il segno della croce l'ha accompagnato sempre e bisognava che anche questo evento così bello, decennale, fruttuoso, forse segnato da una prova. E si voleva dalle autorità civili che Bologna non tenesse altre manifestazioni, dato che c'erano 30.000 autonomi in città e poi c'era anche Kapler nelle prigioni di San Giovanni in Monte. E c'erano tanti fenomeni che si ostacolavano questa celebrazione, ma il cardinale Poma disse: questa decennale è fissata nella storia, ha le sue scadenze, la Chiesa ha diritto di osservarle e allora noi restiamo fermi alla nostra convocazione. In quei giorni sia i mezzi di comunicazione, che non erano certo favorevoli a questa iniziativa della Chiesa, sia da parte delle persone presenti a Bologna, proprio l'atmosfera era molto tesa, però il cardinale Poma non rinunciò. Certo, si dovette dire ai parroci di montagna: non portate i vostri fedeli, ai bambini della prima comunione di non partecipare, le persone che arrivavano in San Petronio dovevano passare attraverso i cordoni della polizia e avere dei controlli. È stata una cosa. E quando si trattò di uscire nella piazza maggiore per la benedizione finale, proprio sul limitare della porta, qualcuno nella porta centrale, qualcuno disse: ma come si fa? E dice: si procede, si va avanti. E allora anche in piazza ci fu la processione, si realizzò, però attraverso proprio anche pericoli, nel senso che le transenne traballavano, c'erano invece delle preghiere, degli insulti e delle canzoni blasfeme, e nonostante tutta questa avversità il cardinale Poma concluse la processione eucaristica. Non è facile descrivere l'intensa e molteplice attività svolta dal cardinale Poma nei 15 anni del suo episcopato bolognese e nel decennio della sua presidenza alla guida della Conferenza Episcopale Italiana. Va ricordato anzitutto il suo ricco e profondo magistero, svolto sia con le omelie pronunciate nelle solennità liturgiche che con le notificazioni e le lettere pastorali. Poi l'impegno di promuovere ogni anno organici programmi pastorali, l'istituzione in diocesi delle strutture di partecipazione volute dal Concilio, il Consiglio Presbiterale nel 68, il Consiglio Pastorale Diocesano nel 70, cui hanno fatto seguito le assemblee e i consigli pastorali vicariali nel 79.
la riorganizzazione di vari organismi di curia e la creazione di nuovi organismi come i vicari episcopali, l'ufficio pastorale della famiglia, il centro diocesano vocazioni, la Caritas diocesana, il centro missionario diocesano. L'erezione di 6 nuove parrocchie e di 4 delegazioni arcivescovili, il completamento o la costruzione di 34 nuove chiese e di 30 nuovi complessi parrocchiali, l'apertura di una seconda casa della carità e della mensa della fraternità, l'assunzione di un impegno missionario per la diocesi di Bologna nella parrocchia di Usokami in diocesi di Iringa in Tanzania, la promozione dei ministeri laicali istituiti, l'avvio del diaconato permanente, la visita pastorale compiuta personalmente in quasi tutte le 478 parrocchie della diocesi. Riguardo al coraggio, io posso dire che proprio perché obbediva alla Chiesa era disposto sempre a pagare di persona e a dire è il Vescovo per la Chiesa, non la Chiesa per il Vescovo, e poi a prendere delle decisioni che sì, con prudenza prevedeva, sfaccettava le varie circostanze, cercava di evitare delle conseguenze dannose, però quando aveva deciso non tornava indietro perché era coerente con se stesso. E il Cardinal Cè ebbe un'affermazione una volta in un'omelia e disse: aveva davanti a sé il suo Dio, non solo, ma aveva davanti a sé anche l'esempio del vescovo di cui era stato segretario. E quindi lui attuava quello che aveva sentito nell'ordinazione episcopale. Dire bene al bene e male al male. Non aveva paura di nulla se doveva difendere la causa della Chiesa. Non aveva paura e pagava di persona. E allora diceva, nel governo ci possono essere tante soluzioni, e anche giuste. Però chi decide è uno solo. E il vescovo si trova solo, solo però davanti al suo Signore. Il decennio di presidenza della Conferenza Episcopale Italiana da parte del Cardinale Antonio Poma, in un periodo di profonde trasformazioni, ha segnato l'inizio di una vera attività collegiale dei Vescovi italiani. Esso è stato caratterizzato dall'intenso fervore per l'attuazione delle direttive del Concilio, a cominciare dalla riforma liturgica, e dallo sforzo crescente di attuare una pastorale organica e congiunta in tutta la penisola, attraverso i piani pastorali, evangelizzazione e sacramenti e comunione e comunità. Ma è stato anche contrassegnato da tensioni e momenti difficili, quali quelli dell'introduzione della legislazione civile sul divorzio e sull'aborto, il referendum abrogativo del divorzio, l'adesione di frange significative di cattolici italiane a posizioni politiche e ideologiche ispirate al marxismo, il periodo del terrorismo e delle stragi. Intanto il Cardinal Poma era una persona che amava le sintesi e intanto aveva preso
gli orientamenti proprio dalle quattro costituzioni, che chiamava le quattro ruote, insomma, che erano date alla Chiesa per procedere nel tempo. E poi dalle costituzioni poi aveva colto un senso molto forte, cioè la storia della salvezza. E la storia della salvezza è composta da persone e manifestata da eventi, da fatti. E in queste esperienze del cammino della Chiesa lui vedeva poi anche delinearsi tre impegni: la diaconia, della o testimonianza, martirio, e della comunione. Quando però venne il cardinal Pellegrino a Bologna, gli chiese: io devo stasera parlare del concilio, tu mi dici una parola che possa veramente illuminare tutto questo grande lavoro fatto dalla Chiesa? E il cardinal Pomo ha risposto: se vuoi una parola sola è comunio. L'azione del cardinale Poma è apparsa sempre improntata a un forte impegno per la ricerca dell'unità, nella chiarezza della verità, nel dialogo aperto e continuo, nella fedele adesione al Magistero e alle direttive della Santa Sede. L'ultimo grande impegno pastorale del cardinale Poma è stata la storica visita a Bologna del Papa Giovanni Paolo II il 18 aprile 1982, che vide una folla innumerevole di fedeli accorsi da tutta la diocesi e dall'intera Emilia-Romagna. Pochi giorni dopo questo indimenticabile avvenimento, il cardinale Poma veniva colto da grave disturbo cardiaco. Per quanto prontamente curato e ristabilitosi in discrete condizioni di salute, egli riteneva doveroso rassegnare al Santo Padre il governo pastorale dell'arcidiocesi. Giovanni Paolo II accoglieva le dimissioni l'11 febbraio dell'83. L'amore del cardinal Poma per la Chiesa di Bologna ha continuato a manifestarsi per 2 anni e mezzo, contrassegnati da un lento declinare delle sue forze fisiche, da una partecipazione viva e discreta alla vita della diocesi, da una preghiera intensa e dal sereno e completo abbandono alla volontà di Dio. E disse Monsignor Poma: offro la mia vita per la Chiesa, per i sacerdoti e specialmente per i seminaristi, ai quali ho sempre voluto molto bene. Questo ecco, quindi lo visto come un uomo di fede, ma anche di fede. Quando per esempio avevo quelle lunghe malattie, non si disperava, diceva: il Signore può governare lui la diocesi attraverso la mia sofferenza. E quindi questo abbandono alla volontà di Dio, questo ecco, per me è stata la cosa più grande. E poi la conseguenza, secondo me, era quella del coraggio, cioè dopo non temeva nulla per sé. E quindi si lanciava in tutte le imprese che richiedevano avvedutezza, sapienza, coerenza, fedeltà, e ce la metteva tutta fino in fondo. Il cardinale Poma ha concluso la sua vita terrena chiamato improvvisamente al Padre la sera del 24 settembre 1985. Le spoglie del cardinale riposano nella cappella di San Carlo Borromeo in cattedrale. Il bronzo posto sulla sua sepoltura rappresenta il libro e il calice, simboli della parola di Dio e dell'Eucarestia, e vi appare il motto paolino dello stemma del cardinal Poma: Dei agricoltura, voi siete il campo di Dio.